Allora, siamo con Gustavo Savino e stiamo partecipando ad una iniziativa a dir poco originale, o meglio, nella Valle del Noce è originale, magari negli Stati Uniti non sarebbe originale. E ci riferiamo ad un gioco, ad uno sport particolare. Gustavo, come ti è venuta questa idea innanzitutto? L'idea, devo dire la verità, è venuta da Babbo Natale, nel senso che mia figlia, Babbo Natale, gli ha portato il kit di baseball, però mia figlia non aveva come giocare e con chi giocare, e quindi ho preso contatti con degli amici di Caserta che giocavano a baseball, e piano piano con la federazione siamo riusciti a fare questo evento, diciamo. Questa esibizione. Adesso sì, è un'esibizione per far conoscere lo sport. Se c'è l'interesse poi dei ragazzi a creare una squadra, possiamo anche creare la prima squadra lucana di baseball. Ascolta Gustavo, c'è l'Eacli, noi abbiamo visto l'egida di questa importante organizzazione di respiro nazionale, ecco, spiegaci il perché di questa presenza. L'Eacli hanno innanzitutto una presenza cristiana, quindi legata al messaggio evangelico di Cristo, e lavoratori, diciamo, un'associazione di persone, soprattutto amici di livello che si sono voluti mettere insieme per fare qualche cosa per il paese, qualche cosa inteso come qualcosa che ci piace a noi, e quindi esternarlo poi fuori a tutta la comunità. Ecco, questo è la... Gustavo, vediamo tante mamme. Quando ci sono le mamme è buon segno, perché vuol dire che l'iniziativa può andare avanti. Sì, speriamo nella continuità della cosa. Abbiamo avuto anche altre adesioni da Lauria, da Nemoli, da Lago Negro, c'è qualche interesse, ci sono venuti a trovare questa mattina, speriamo di portare avanti per tutta la valle questo sport. Ecco, entriamo un attimo nel merito di questo sport, poi magari grazie a te intervisteremo un po', ecco, questi tuoi amici campani. Mi pare c'è anche il responsabile regionale. Sì, il responsabile Campania Basilicata della federazione proprio, sì, è un giocatore proprio professionista di baseball. Perfetto, allora poi capiremo ulteriormente da lui, però così, rimanendo un po' sul nostro livello, qui vediamo ragazzi e ragazze, penso circa 10-12 anni, ecco, questo è questo può essere un po' il vivaio iniziale di questo sport. C'è una variabilità di età, diciamo così, perché partiamo, c'è la mia figlia più piccola che ha 10 anni, altri ragazzi 16 anni, stamattina sono venuti ragazzi di una ventina d'anni, quindi c'è uno... Anche i grandi, devo dire la verità, i genitori proprio stamattina hanno voluto provare il gioco, quindi c'è un interesse un po' su tutte le fasce. Poi ovviamente a seconda del numero dei ragazzi vediamo un attimo come organizzare la cosa. Ecco. Ecco, quale potrebbe essere la fase 2? Ecco, questa domenica è servita, serve insomma a lanciare. Poi cosa accadrà nelle prossime settimane? Nelle prossime settimane già siamo stati invitati dalla federazione ad andare a Salerno o a Caserta, dove già ci sono delle squadre che giocano a baseball, proprio il campionato nazionale. Quindi faremo una giornata insieme a loro dove i nostri ragazzi giocheranno con i ragazzi già che giocano a baseball, e dove assisteremo ad anche altri eventi di partite e di baseball. Stiamo dopo d'oggi, altri pomeriggi faremo sicuramente altre partite di baseball. Questa mattina abbiamo avuto anche il Tonino Centola del Trio Ricotta, che è un ex giocatore di baseball appassionato di questo sport, che ci ha dato la sua disponibilità, quindi altri pomeriggi verrà lui ad aiutarci a completare tutto questo evento, diciamo così. Perfetto Gustavo, noi ti facciamo davvero un in bocca al lupo grande, vediamo anche i collaboratori intorno a te, quindi davvero sei riuscito bene. Se posso, perché sennò poi voglio ringraziarli tutti. Voglio ringraziarli tutti innanzitutto perché mi supportano e sopportano soprattutto, e assecondano la mia follia in queste idee che mi vengono, e quindi mi aiutano in tutto e per tutti. Dietro c'è il mio vicepresidente che sta ridendo, ma lo voglio ringraziare perché
con lui siamo venuti a pulire il campo qua, no? Un campo purtroppo di calcio che era in pessime condizioni perché non più utilizzato, quindi ci siamo stati una giornata a tagliare erba, a pulire, a preparare tutto affinché l'evento sia riuscito. Di questo devo ringraziare anche il sindaco che ci ha dato la disponibilità del campo e ci ha aiutato anche nella realizzazione dello stesso. Allora, Mauro Labanca, ex tante cose, una persona sicuramente simpatica, una persona positiva, e forse Rivello lo diceva in coda all'intervista al presidente, a Gustavo, Rivello ha bisogno di positività, mi riferisco proprio purtroppo all'evento degli ultimi giorni. Ecco, tu sei una persona giocosa, sei un imitatore, sei, perché credo che lo sei tuttora, insomma, ecco, sei una persona sicuramente, ripeto, positiva. Ecco, come hai accolto questa iniziativa, come la state portando avanti con il tuo amico Gustavo e penso anche con altri amici? Niente, è stata un'iniziativa folle di Gustavo. Io vengo da esperienze politiche e televisive in questo paese, ho sempre cercato di mandare avanti il nome di Rivello. Anche negli anni 90 io non pensavo ad andare in TV pensando di essere Mauro Labanca. Io litigai addirittura nel 96 con Pippo Franco perché volevo la dicitura Rivello sotto l'immagine. È una cosa che resto qui anche non lavorando attualmente con la famiglia, perché amiamo il paese. Quando Gustavo mi disse facciamo l'Acli, facciamo questa esperienza a livello per fare qualcosa, io misi subito avanti un'etichetta, non volevo essere etichettato politicamente, culturalmente, dovevamo fare qualcosa per il paese, cose che in queste piccole realtà diventano difficili perché c'è sempre un'etichettatura negativa, allora cerchiamo di portare positività. Quello che è successo oggi è un evento straordinario. Uno se viene qua vede semplicemente un campo semiabbandonato, dei bambini che corrono, ma nei loro volti si può vedere ciò che veramente l'uomo può fare, può riuscire a fare. Con una semplice penna al pomodoro, una mazza e una palla possiamo dare una felicità a dei bambini che non è solo calcio, non è solo nuoto, è tutto lo sport. Anche in virtù degli eventi purtroppo tragici che abbiamo avuto in questa comunità, cerchiamo di portare un po' di armonia tra i giovani e di far capire che qualcuno che possa aiutarli c'è. Noi non abbiamo interessi politici, interessi a comandare, interessi a guidare qualcuno, noi vogliamo che la gente si diverta. Io ho deciso di mantenere la mia famiglia e i miei figli qua, come Gustavo, come tanta altra gente, noi vogliamo divertirci, vogliamo che questo paese sia il fiore all'occhiello della Valle del Noce, così come era quando io ero piccolo, così come quando andai a Mediaset avevo la voglia sfrenata di dire che ero di Rivello, orgogliosamente. Ora un piccolo assaggio di 10 secondi, se ti fa piacere ce lo farà in coda all'intervista, magari una piccola imitazione. Ecco, però ti volevo chiedere, nel calcio il termine più utilizzato, che entusiasma di più, è gol, no? Qui mi pare nel baseball è strike, no? Se non vado, ecco, qual è la differenza tra il gol e lo strike? Guarda, io penso che la parola più appropriata è che noi abbiamo fatto centro e del centro vogliamo accorpare la destra, la sinistra, il nord, il sud, tutto, perché veramente, come diceva, siamo dell'Acli, come diceva un grande Carlo Wojtyla, prendete la vostra vita e fatene un capolavoro. Noi vogliamo fare questo per noi e per gli altri, per tutti. Faccio un saluto di un personaggio famoso, se ti fa piacere farlo. Assolutamente. Signori, ma che vogliamo fare? Ci vogliamo divertire, la vita è una livella, siamo tutti sullo stesso piano. Cioè, perché chi veramente, chi poi si pone un poco superiore all'altro è sempre uno scemo. Grazie. Perfetto, chiudiamo con i maestri della partenopei, no? Della napoletanità, diciamo. Ecco, Mauro, grazie ancora e a presto. Grazie. E complimenti, complimenti. Grazie a voi. Allora, sono con Giuseppe Mele e grazie a lui scopriremo insieme questo sport. Sicuramente chi guarderà questo filmato già conosce il baseball, però grazie a Giuseppe avremo qualche elemento in più. Soprattutto ecco, chiediamo a Giuseppe una particolarità, se possibile, legata un po' al nostro territorio. Tu sei campano, quindi vicino ovviamente alla Basilicata. Ecco, dici anche com'è questo movimento, com'è formato, ecco, quanti club ci sono. Diceva il presidente di Rivello che c'è l'idea nella prospettiva
prospettiva di fare anche una squadra, ecco, dici cosa si può fare? Beh, io sono un delegato della regione, della federazione per quanto riguarda la regione Campania e Basilicata per la diffusione del baseball. Purtroppo in queste due regioni non è molto diffuso, benché ci sia una tradizione molto forte, sia a Salerno che a Caserta, che è quarantennale. Il mio compito è quello di diffondere il baseball in questa macroarea di queste due regioni, quindi quando ho ricevuto l'invito da parte del presidente Gustavo Savino non ho esitato ad accettarlo e di venire qui a portare questo sport che in Basilicata c'era un tempo a Potenza, però poi è finita questa esperienza e ora speriamo di farla rinascere qui a Rivello. Ecco, e quindi questo è, diciamo, è l'obiettivo, ecco, ci diamo del tu, come ti sei trovato a Rivello, ecco, come è stato il primo contatto, il primo aggancio e la prima giornata vissuta da campano a Rivello appunto? Vabbè, il primo aggancio è stato via email con Gustavo, ci siamo sentiti telefonicamente, subito c'è stata intesa, perché lavorando entrambi su un settore che è quello del volontariato, subito ci siamo trovati d'accordo su quello che dovevamo fare. Per quanto riguarda la giornata di oggi, una giornata fantastica, con tanto entusiasmo, poi un paesino che ancora conserva quei valori che purtroppo le grandi città non hanno più, quindi per noi è stata veramente una bella esperienza, siamo contenti di essere venuti e penso che non sia l'ultima volta. Ecco, una squadra, immaginiamo che questo tentativo, no, di radicare questo sport a Rivello vada avanti, ecco, cosa Gustavo e i suoi collaboratori, il suo team può fare da qui a un po' di mesi per fare in modo che magari venga fuori una squadra, ecco, quali sono i vari step da questo punto di vista? I vari step già sono in programma, un primo programma è quello di fare un progetto nella scuola, scuola primaria e secondaria, vediamo come, chi sono i professori che ci danno manforte nel portarli avanti. Il secondo step sarebbe quello di costruire un'area dedicata al baseball e qui vedo che c'è un bello spazio che noi possiamo veramente approfittarne per dedicarlo al baseball, ma condividerlo con altri sport. A Caserta ad esempio lo dividiamo col tiro con l'arco, con altri sport qui benissimo si può giocare sia a calcio che a baseball. Poi oggi stamattina è venuto anche il sindaco, il quale mi sembra che ha speso qualche parola favorevole a mettere a posto la struttura. Quindi un prossimo incontro saranno che i ragazzi di Rivello verranno a Salerno dove faremo una piccola un po' di attività sul campo al mattino e al pomeriggio assisteranno a una partita del campionato nazionale di Serie C. Benissimo. Ecco, secondo te in quanto tempo occorre affinché Rivello possa avere una squadra ufficiale riconosciuta nei campionati interregionali, presumo? Ecco. È molto semplice, basta anche solo un anno con questi ragazzi che abbiamo qui che vanno dagli 8 ai 18 anni, non ci vuole niente a fare una squadra, una categoria ragazzi, una categoria allievi e farli partecipare ai campionati regionali, che poi dopo la fase regionale c'è quella interregionale, partecipare a qualche torneo fuori regione come quelli che organizzano in giro per l'Italia, magari si può optare per una regione un po' più vicina che è quella del Lazio per partecipare a qualche torneo interregionale. Poi c'è il torneo delle regioni che organizza la federazione dove vengono selezionati i più bravi ragazzi di tutte e due le regioni, Campania e Basilicata, e parteciperanno al torneo delle regioni, quindi c'è possibilità per far emergere il baseball, c'è bisogno solo che chi sta sul posto si dia da fare. La particolarità del baseball rispetto agli altri sport, sappiamo, sai bene che il calcio insomma fa da padrona, però il baseball qual è la particolarità? La particolarità del baseball, punto primo, non c'è molto contatto fisico, punto due, è sia uno sport individuale che uno sport di squadra, come sport di squadra nasce, ma il giocatore si mette in evidenza per le sue giocate, quando va in battuta è da solo, è lui che fa diciamo la battuta, in difesa è lui che fa la scelta di giocata, quindi c'è questo connubio sia sport di squadra che sport individuale, poi uno sport che nell'età giovanile è molto indicato in quanto insegna proprio il rispetto delle regole. Perfetto, quindi davvero è una buona palestra di vita oltre che un momento di sport e di svago. Una domanda
banale, però va fatta. Ecco, tu hai intravisto in qualche ragazzo qualche colpo, insomma, che lascia ben sperare? Sì, ci sono dei ragazzi molto talentuosi, almeno 5-6 ho visto, tra ragazzine e ragazze, che già senza che gli ho insegnato nulla già sapevano, già si muovevano bene. Uno di quelli sembra proprio già un giocatore di baseball, senza fare nomi, però sono dei ragazzini che hanno dagli 8 ai 10 anni, quindi hanno delle prospettive notevoli davanti. Ecco, questo sport è costoso, ecco, i ragazzi per attrezzarsi è abbastanza alla portata, appunto, questa disciplina? No, non è molto costoso per il ragazzo, per la famiglia, perché il guantone va dai 50 euro ai 100 euro, però dura 2, 3 anni, 4 anni, poi secondo come viene trattato. Tutte le altre attrezzature vengono fornite dalla società sportiva. L'unico costo che c'è per le società sportive sono le trasferte, perché portare questi giocatori, questi ragazzi un po' in giro diventa solo questo un po' costoso. Per dire, noi a Caserta abbiamo fatto un'esperienza dove io personalmente avevo una società dove i ragazzi pagavano 20 euro mensilmente e quelli che appartenevano allo stesso nucleo familiare 15 euro per agevolare la famiglia. Poi non pagavano null'altro se non con questi 20 euro noi pagavamo le spese di trasferta, queste cose qua, e poi si compravano loro il guantone, poi la divisa la offrivamo noi, quindi diciamo, è uno sport dove noi il lucro non esiste per noi. Per concludere, una proposta di un esperto per il nome, no? Che potrebbe avere questa futura squadra del Rivello, come potrebbe essere chiamata secondo te? Questo bisogna un po' vedere, diciamo, non ho molta idea, mi verrebbe da dire Rivello Baseball per legare al territorio, poi non so se c'è un nome particolare qui sul posto da poter dare a questa, poi è un qualcosa che dobbiamo lasciare a Gustavo e compagni la scelta del nome. Ecco, in Italia, per concludere davvero, in Italia questo sport è in crescita, si mantiene su livelli stabili? Devo dire la verità, negli ultimi tempi ha subito una flessione di arresto, come del resto un po' tutte le attività, perché l'economia nazionale anche su questo ha portato i suoi riflessi. Però con la nuova politica federale, il nuovo presidente federale, veramente lui mira alla crescita del movimento partendo dalla base, dall'attività giovanile, dal territorio, e quindi questo è di buon auspicio per recuperare quel terreno perso. Qual è la squadra, chiedo scusa per l'ignoranza, più forte in Italia di baseball, come si chiama? Sono tre o quattro squadre che sono molto forti: il Bologna, il Rimini, il San Marino e il Nettuno, anche Parma per non dire, quindi ci sono molti posti dove il baseball va veramente forte, quindi l'anno passato è stato il Bologna a prendersi il titolo, l'anno prima il Rimini, quindi ci sono un po' di città che si contendono il titolo. Non è come il calcio che vince sempre una squadra? Assolutamente no. Vedere dei ragazzi insieme giocare per un obiettivo comune, per la voglia di stare insieme, per cercare di risollevarsi, è sicuramente positivo. Assessore, uno sport nuovo, una disciplina molto particolare, un po' americana, e che però sta vedendo una bella partecipazione. Però io vorrei sottolineare un aspetto che diceva Gustavo Savino. Gustavo evidenziava anche il ruolo dell'ACLI, no? Di questa organizzazione nazionale così illuminata, no? Perché si radica su ideali importanti, è un bel, anche in questo caso è un bel segnale. Assolutamente. Per quanto riguarda l'ACLI, sicuramente è una bella realtà che sta nascendo e sta trovando forza a Rivello. Un ringraziamento al presidente dell'ACLI, Gustavo Savino, a tutti i componenti che si stanno attivando con serietà, senso di responsabilità e anche con molta umiltà. Stanno cercando di portare avanti quelli che sono i valori condivisi di un'associazione che è radicata anche negli aspetti morali di una realtà che sicuramente anche dell'azione cattolica, di quando ruota intorno ad essa, fa un suo perno.
in una realtà, in una comunità, penso che i valori anche cristiani debbano essere portati avanti, tenuti in considerazione e sicuramente valorizzati quanto più possibile. Assessore, dicevo che la presenza delle mamme è un buon viatico, perché se ci sono le mamme vuol dire che la cosa funziona e andrà avanti. Questo sicuramente. Le mamme comunque hanno... accanite le mamme. Sì, però voglio dire... per quanto riguarda le mamme, sicuramente penso che ogni mamma abbia l'obiettivo primario di difendere e tutelare contro ogni cosa il bene dei propri figli, ecco. Sicuramente bisogna fare un distinguo, nel senso che poi di fronte all'obiettività di determinate situazioni bisogna anche andare oltre e fermarsi. In questo contesto le mamme sicuramente portano allegria, condivisione, vedo che partecipano, anzi prima hanno anche giocato, hanno espresso la loro vitalità anche in campo, diciamo, inerente alla disciplina. Grazie.
momento.